Questi sono piccoli omaggi della nostra comunità. Grazie molto, questo è particolarmente bello. Questi tessuti. Ma senza annoiarlo. No, velocemente. Il nostro laboratorio è nato nel 1908 grazie a una baronessa di origine tedesca che aveva questa casa, siamo di Città di Castello, e fondò il laboratorio per far sì che l'arte della tessitura a mano non andasse persa e in più per accogliere le ragazze madri. Benissimo. Era la moglie del famoso barone Franco. Sì, e questo, e noi lavoriamo, ci siamo specializzati nella lavorazione del purolino, sia in ordito che in trama, e siamo rimasti l'unico laboratorio a fare queste cose. In 8 ore di lavoro pensi che facciamo 1 metro di stoffa e basta. Complimenti, perché è molto bello, tanto si vede che il tessuto, la trama è bastante delicata, perché i colori sono... Sì. C'è la mascherina. Sì, questa è una mascherina di nostra sempre produzione. Questo è proprio... Il tricolore. Il tricolore. E questa... Attraverso su... Sì, com'è. Ecco qua. Una bellissima... È molto bello, perché poi quando... Molto bello. Sì. Complimenti, grazie. Grazie. Questa è la lettera a nome nostro e del sindaco. E questi qua sono dei libri, parlano di Alice Franchetti, il marito, il barone Leopoldo Franchetti. È un epistolario, racconta la storia praticamente. Grazie a voi. E questa qua le devo portare anche una lettera della nostra concittadina, la signora Zappitelli, la ultracentenaria. 108 anni. 108 adesso. Che è andata anche in televisione nazionale dicendo viva Mattarella. No, questa è la ricordo bene. 108. Il presidente ha ricordato, grazie a lei, grazie. Accomodati. Siamo la città nella quale Raffaello passò la sua giovinezza, anche artistica. È vero. E faremo una mostra, doveva svolgersi adesso, ovviamente con quello che è successo è stata rinviata all'anno prossimo. E quindi... Sì, la faremo a marzo, spero tanto.